Dai quaderni del 1944 di Maria Valtorta, 14 giugno del 44, prosegue la lettura dalle meditazioni precedenti. Dice Gesù: Guardate, sono nelle carceri, nelle celle piccole e avvilenti, seduto sullo stesso tavolaccio del forzato, e gli parlo di una libertà più vera, di quella che è oltre quelle quattro mura. Di una libertà che non teme più di essere lesa da colpe che vanno punite. Eppure quel carcerato è uno che mi ha tradito, offendendo una legge d'amore, la mia legge d'amore. Forse ha ucciso, forse ha rubato, ma ora mi chiama. Eccomi da lui. Il mondo lo sprezza, io lo amo. Ho chiamato amico. Colui che uccideva me e mi derubava della vita, posso chiamare amico questo infelice che mi ritorna. Sono fiamma d'amore presso i malati. Le loro febbri conoscono la mia carezza, il loro sudore è il mio sudario, i loro languori il mio braccio che li sostiene, le loro angosce la mia parola. Eppure molti sono malati per avermi tradito nella mia legge. Hanno servito la carne e la carne, pazza belva, si è perduta e li perde, ora anche nella vita. Pure eccomi, che io sono l'unico che non mi stanco del loro male, veglio con loro e soffro con loro e sorrido alle loro speranze. E se appena il Padre lo vuole, le muto in realtà. Ma se vedo che il decreto è di morte, ecco che prendo questo mio fratello, che trema davanti al mistero della morte, e che mi chiama e gli dico: Non temere. Credi sia tenebra, ma è luce. Credi sia dolore, ma è gioia. Dammi la tua mano, conosco la morte, l'ho conosciuta prima di te. So che è un attimo e che Dio soprannaturalmente sovviene ad attutire il sensorio per non accasciare l'anima nella lotta estrema. Fidati, guarda me, me solo. Ecco, vedi, hai passato la soglia, vieni con me ora dal Padre. Non temere neppure ora, io sono con te. Il Padre ama chi ama. Sono nelle case deserte. Prima erano liete di voci. È passata la morte o la miseria. Il superstite si aggira solo, gli amici fuggiti, gli amati lontani, per lavoro o per morte. Vi è il sole nel cielo, ma al superstite tutto è tenebre. Vi è pace nell'aria notturna, ma per il superstite non c'è riposo. Eppure molte volte in quella casa mi si è tradito, facendo delle creature degli dèi. Si è amato idolatramente le creature, tradendo la mia legge. Ma io entro e vengo a mettere un raggio nelle tenebre, infondere una pace dove è tempesta. Quel superstite mi ha chiamato, forse sovrappensiero, forse senza vera volontà di avermi. Ma io vado, senza ritardo. O che non chiedo che di essere con voi. Ogni ricordo cade di passato errore quando mi chiamate Gesù. Ma non mi flagellate il cuore. È già aperto e svenato, non invelenite la sua ferita. E a quelli che mi hanno capito nel mio dolore di tradito, dico: uno di voi mi tradirà, datemi il vostro amore fedele per balsamo. E lo dico a tutti, ai santi, i prediletti miei, come Dio, ai peccatori, i prediletti miei come Gesù, perché anche i peccatori per cui divenni Gesù possono medicarmi questa ferita. Siete samaritani? Lo so, ma la mia parabola parla di un samaritano buono che medica le ferite non medicate dai figli della legge che passano oltre, assorti nella fretta di servire Dio. Non sanno che Dio si serve più amando che facendo pratica. E pratiche.
Io sono il ferito languente sulle vostre vie. I predoni mi hanno assalito e spogliato. I predoni, coloro che indegnamente fruiscono del mio sacrificio di Dio che si fa carne, mi spogliano, negandomi con le loro eresie molteplici miei attributi, spogliano la verità, perché quella veste fa loro gola, perché è splendente. Ma non sanno che splende perché è indossata da chi è sole, e in mano a loro che la coprono della bava della loro mente superba, diviene straccio qualunque. La verità è verità, e di questa luce illumina ogni cosa quando è vista unita a Dio. Divisa diviene linguaggio babelico, perché la verità è scienza e sapienza, ma avulsa da Dio diviene caos. Voi medicatemi, anche se samaritani, datemi il vostro olio e vino, l'olio, l'amore, il vino, la contrizione del vostro io. Medicatemi, medicatemi, non vi sdegno. La peccatrice che ristora i miei piedi stanchi vi parli e dica se io sprezzo il peccatore. Ma non mi tradite mai più. Andate e non peccate più. Tutto vi perdono se tutto in voi mi ama. Datemi un bacio sincero, la mia guancia brucia per il bacio dei traditori. Medicatela col bacio della fedeltà. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amati, dalla cuna alla croce, da Betlemme al Monte Oliveto, vi ho amati. Il freddo e la miseria della mia prima notte nel mondo non mi hanno impedito di amarvi con lo spirito mio, e annichilendo me stesso sino a non poter dirvi io verbo vi amo, vi ho detto quelle parole con lo spirito mio, inscindibile da quello del Padre, e con esso operante in una attività inesausta. Bene, fermiamo la lettura a questo punto. Passiamo, come sempre, a una breve ripercorrenza di esso. Ah, qui Gesù sta riprendendo un discorso della sua vicinanza misericordiosa alle situazioni più dolorose della vita. La volta scorsa aveva concluso dicendo di essere vicino a coloro che sono abbandonati. Adesso parla di carcerati, quindi di gente che di criminali, di gente che potrebbe essere stata veramente malvagia. Purché chiamino il Signore, purché non lo respingano, purché lo cerchino, Gesù non sdegna nessuno che, pur essendo colpevole, lo chiami. Poi parla della sua vicinanza presso i malati, e in questo contesto dà un insegnamento molto importante, e che dobbiamo ricordarlo. Eppure molti sono malati per avermi tradito nella mia legge. In che senso? Hanno servito la carne, e la carne, pazza belva, si è perduta e li perde ora anche nella vita. Qui Gesù sta ponendo un chiarissimo nesso causale, anche se evidentemente in maniera misteriosa, noi non possiamo comprenderne chiaramente proprio le minime dinamiche, i minimi dettagli, però Gesù sicuramente mette un nesso tra vizio e malattia, in particolare i peccati proprio della carne. E le malattie che sono sempre patologie del corpo, no? E quindi lui si fa vicino a chi lo chiama da questa situazione di miseria, no? Però lascia anche intendere che quella situazione dolorosa è da lui permessa proprio per la conversione di chi si è dato in balia alle nefandezze dei peccati della carne. Ecco, poi parla della sua vicinanza nelle case deserte, e anche qui ancora
Molte volte in quella casa mi si è tradito, facendo delle creature degli dèi. Si è amato idolatramente le creature, tradendo la mia legge. Qui Gesù è chiaro che lascia intendere qualcosa, no? Quando tu lasci Dio e ti rivolgi alla creatura, facendo della creatura un Dio, presto o tardi, ahimè, ti ritroverai da solo. Perché sperimenterai che la creatura delude, la creatura tradisce, la creatura abbandona. Solo Dio non lo fa. Ecco perché non bisogna idolatrare nessuno. Eppure anche qui, se qualcuno lo chiama, Gesù va. Ed è bellissima l'immagine che Gesù usa, no? L'espressione dice: ai santi io vado come Dio, ai peccatori io vado come Gesù, sono i prediletti di Gesù. Bellissima questa immagine, no? Perché i santi assomigliano a Dio nella loro bellezza e pratica delle virtù, no? Mentre i peccatori non assomigliano a Dio. Ma Gesù, il nome Gesù significa Yahweh Salva, lui è venuto per salvarli i peccatori. Ha preso su di sé i loro peccati, la loro morte. E poi è bellissimo, Gesù si paragona, e questa è una lettura antichissima dei padri della Chiesa, una delle tante, perché sapete, ogni parabola si può intendere in tanti modi. Qui lui dice che l'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e che si ritrova mezzo morto è lui. Che quelli che lo trascurano sono i suoi, più attenti, che hanno sempre fretta nel servire Dio. Leggevo oggi, non mi ricordo dove è arrivato, un post su quelli che hanno fretta nel celebrare la messa. Ma che c'è fretta nel celebrare? Non era un post, è una cosa abbastanza drammatica. Viene dal diavolo, viene. Mi sa che sto uscito nel canale. Che fretta c'è di avere, specialmente quando celebri la messa? Che te fretta? Se c'è la fretta, fai come quelli che vedono Gesù mezzo morto e passano oltre. Che devi fare? Che c'hai da fare di così importante, di così urgente? Che cosa c'è di più importante, di più urgente, che celebra la messa come Dio comanda, no? E infatti, chi sono questi? I predoni, quelli che indegnamente fruiscono del mio sacrificio, del Dio che si fa carne. Qui parla delle comunioni sacrilegi. Chi è che riduce Gesù mezzo morto? I sacrifici. Mi spogliano. E chi sono che spogliano Gesù? Gli eretici. Fanno un'interpretazione allegorica meravigliosa della parabola del buon samaritano. No? E che cosa sono l'olio e l'amore con cui, ecco, il buon samaritano medica le ferite di quel povero mezzo morto? L'olio e l'amore e il vino alla contrizione nel vostro io. E poi conclude: guardate, in tutte queste situazioni di miseria e di peccato ci vengo, però tutto vi perdono, ma non peccate più. Sempre la grande parolina, no? Che oggi non sempre viene ricordata. La misericordia, sì, ma la misericordia è quella cosa che sigilla un processo di conversione e di cambiamento della persona, che ha già deciso di non peccare più, e attraverso il sentito della misericordia avrà la forza di non farlo mai più. Questo è quello che funziona, perché quando si esce da questi schemi non c'è più la fiducia nella divina misericordia, ma c'è l'irrisione di Dio, cioè prenderlo in giro. Io faccio tutti i peccati che mi parlo, ogni tanto mi confesso e poi ricomincio a farli come prima, peggio di prima. Ma no, questo non si può fare davanti a Dio. Con la scusa che è misericordioso, no? Ecco, quindi capiamo come direttamente, per esempio, ci sono tutt'altre interpretazioni della parola del buon samaritano, no? Un'altra interpretazione patristica era che il buon samaritano è Gesù e che quel poveraccio che cade da Gerusalemme a Gerico è Adamo. È l'uomo che decade e si ritrova mezzo morto
In quel caso Gesù è buon samaritano, quindi l'estraneo, perché venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. No? Quindi, e poi c'è anche l'interpretazione, come dire, intesa come importanza di compiere le opere di misericordia corporale. Così impariamo anche che, ecco, Dio è un grande, è il grande per antonomasia, anzi non è un grande, è il grande, è l'immenso. E lui c'ha la capacità che con una stessa cosa sa dire molte altre cose, perché la parola di Dio è sempre antica, ma anche sempre nuova, perché c'è questa forza che la parola umana non ha.